Allora, io sono Matteo Vignoli e dipinta di del liceo Muratori San Carlo di Modena e appunto in questa settimana grazie a un progetto Erasmus e di collaborazione Twinning con altre scuole e paesi dell'Unione Europea che sono appunto l'IES di Sedaví di Valencia e il collegio di Zwelle in Olanda e la nostra scuola appunto liceo Muratori San Carlo di Modena e sto partecipando a un progetto di collaborazione Erasmus che prevede appunto lo svolgimento di attività e di collaborazione con altri studenti stranieri provenienti da altre scuole europee. Attualmente stiamo partecipando a mobilità di Valencia dove studenti delle tre scuole precedentemente nominate e appunto si stanno incontrando e per partecipare ai progetti cui il tema principale è l'inclusione e questa mobilità itinerante si svolgerà anche in primavera e sede di questa mobilità sarà in questo caso la scuola nei Paesi Bassi e in questo caso invece il tema sarà la scuola green. Per finire la mobilità si concluderà nella nostra scuola dove studenti italiani, spagnoli e olandesi svolgeranno le attività dei progetti che hanno come tema principale il patrimonio UNESCO. Mi chiamo Andrea, sono una studentessa della classe 4 L del liceo Muratori San Carlo di Modena. In questo momento sono impegnata in un progetto Erasmus a Valencia con i miei compagni e voglio parlare dei progetti. Per esempio, il primo giorno gli spagnoli ci hanno presentato la loro scuola, le loro tradizioni, la loro cultura in generale. Poi abbiamo fatto dei giochi insieme di inclusione, anche in palestra dovevamo immedesimarmi nelle persone con varie disabilità e provare a giocare e a fare alcune azioni quotidiane che per noi sono anche, le diamo per scontato. Poi abbiamo visitato la città e abbiamo fatto la caccia ai monumenti al centro di Valencia e di conseguenza la nostra scuola e quella olandese ha presentato un po' il paese che lo rappresenta. Abbiamo fatto una presentazione sull'Italia e gli olandesi sui Paesi Bassi. Infine abbiamo visitato l'Albufera, un parco naturale di Valencia. Tu tres, Juan Perico y Andrés. Ah, hold on. But there was no. Yeah, 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 because I can't hear my voice. Mi chiamo Caterina e frequento la classe 4 L del liceo Muratori San Carlo di Modena e attualmente nel nostro istituto sono in atto vari progetti e twinning Erasmus e per me sono molto importanti perché aiutano sicuramente gli studenti ad aprire le loro menti e a formarli a livello professionale ma anche personale e a partire dall'apprendimento di nuove culture, nuove lingue, usi e costumi, tradizioni di nuove culture all'interno degli istituti nel quale gli studenti sono ospitati ma anche all'interno delle famiglie nel quale appunto sono ospitati e sono molto importanti anche tutte le relazioni che si instaurano tra gli studenti di diverse culture e alla formazione anche di nuove amicizie
alcune differenze di sistema scolastico che ho notato qua in Spagna, e sicuramente una che loro sabato non vanno a scuola. E le lezioni durano fino alle 2 e con una pausa di mezz'ora, dalle 10.45 fino alle 11.15. Possono scegliere fra varie materie, perché nella scuola ci sono le lezioni in ambiti diversi e lo studente è libero di scegliere quello che gli piace di più. Mentre noi in Italia abbiamo l'elementare, le medie e le superiori, qua in Spagna hanno 6 anni di primaria e altri 6 anni di secondaria. Sono Irene, della classe 4 EL del Liceo Muratori San Carlo di Modena, e credo che uno dei punti di forza di questo progetto sia l'unione di tematiche importanti quali la scuola green, l'inclusione e il patrimonio UNESCO, e uno scambio culturale costante. E questo permette agli studenti di confrontarsi con i propri coetanei e di imparare ad apprendere quali sono gli usi e i costumi e i pregiudizi anche e le abitudini dei diversi paesi partner. E durante questa settimana qui a Valencia abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con diverse attività quali la scrittura e la registrazione di una canzone. Questa è sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più, perché appunto è qualcosa a cui non siamo abituati e che ci ha permesso anche di scoprire qualche talento nascosto. Sicuramente consiglio questa esperienza a tutti i miei coetanei, perché appunto permette di instaurare nuove amicizie. Per esempio qui in Spagna gli studenti spagnoli sono stati molto accoglienti nei nostri confronti e appunto ci hanno fatto sentire a casa, mai fuori luogo, e sicuramente si instaurano amicizie che continueranno anche in futuro e anche in vista delle prossime mobilità sia nei Paesi Bassi che a Modena in Italia. Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Falco, frequento la classe 4 E del Liceo Muratori San Carlo di Modena e sono uno degli studenti che ha preso parte alla mobilità Erasmus presso l'USC Davi di Valencia, che riguarda il tema dell'inclusione. Per quanto riguarda l'accoglienza a scuola, fin dal primo momento gli studenti spagnoli ci hanno fatto sentire a nostro agio, ci hanno accolto come se fossimo stati sempre con loro e ci hanno sempre trascinato in tutte le loro attività, sia le attività per esempio riguardanti le arti sceniche, sia per quanto concerne la canzone, ma anche nelle lezioni regolari, nelle classi. Nella famiglia ci siamo trovati tutti bene, io personalmente sono riuscito a comunicare con i miei ospitanti usando anche diverse lingue, non solo l'inglese ma anche cercando di apprendere un po' lo spagnolo. Ma la cosa più importante nell'accoglienza è stata la creazione di relazioni umane, di amicizie e anche di saper apprendere nuove tradizioni, nuove culture, e questi sono i valori più importanti di questo progetto, che sono valori altamente formativi per noi studenti, che ci permettono di diventare cittadini, lavoratori, ma soprattutto persone più consapevoli, più mature e più pronte nella loro vita. Deve essere un palmo. Qua. Un palmo di sangue. E